Ciao a tutti ragazzi e bentornati sul mio canale. Siamo alla fine dell'anno, ormai le letture sono concluse, nel senso che leggerò e finirò un ultimo libro, poi ovviamente saremo alla fine. Quindi ho deciso di fare una cosa un po' diversa dal solito, un po' particolare. Siccome non volevo farvi una carrellata di tutti i libri che ho letto parlandovene per ognuno, perché ho comunque fatto recensione di quasi tutti, e siccome ho già fatto la classifica dei migliori e peggiori, che non so quando vi pubblicherò, ho pensato di fare una sorta di gioco, se lo vogliamo chiamare così, ovvero ogni anno io, quando leggo i libri, ci sono tante piattaforme dove potete segnarvi i libri che state leggendo, tipo Goodreads e queste piattaforme, però io sono ancora vecchio stile e quindi su questo foglio, che da voi sembra bianco ma non lo è, io scrivo tutte le volte i libri che sto leggendo in ordine nell'anno. Non gli do voti né niente, proprio li segno, così so quanti libri ho letto l'anno e in che ordine praticamente. Quindi la mia idea è di farvi un video in cui vi do un aggettivo per ogni libro che ho letto quest'anno, un aggettivo che può essere una parola per descrivere questo libro, e vediamo cosa salta fuori. Io allora sono 100, sono 53, non so se vi metterò sinceramente le foto di ognuno, perché dovrei cercarne 53 e io non è che io abbia tutta questa sbatta, quindi seguitemi e vediamo cosa succede. Allora, il primo di quest'anno è stato Il Barone Rampante. Allora, per Il Barone Rampante io scelgo la parola testardaggine. Non so se la parola è corretta, adesso ci cerco se esiste questa parola, l'essere testardo, ok, esiste, caparbietà, ok, quindi l'ho cercata, testardaggine, per il fatto che appunto lui si impunta, si saliva sull'albero e non esce e non scende mai più. Gli indifferenti, passività, direi che è abbastanza banale ma abbastanza chiara la cosa. Il visconte dimezzato, dualità, sono un po' banale, lo so, scusatemi. Storia della buonanotte per bambini ribelli, ecco che iniziano i dubbi. Direi esempio, modello, ovviamente poi modello di vita e queste cose, però devo usare una parola, quindi modello. Ragazze elettriche, qui sono un po' indecisa se dargli un aggettivo, una parola che caratterizzi il mio stato d'animo quando l'ho letto o che rappresenti il libro in sé. Se dovessi descrivere ragazze elettriche con una parola, probabilmente direi possibilità, è la prima che mi viene in mente, ovvero le possibilità, cioè quanto la situazione che viene rappresentata può essere possibile, può essere realizzabile, quindi direi possibilità. Rebecca, ansia, madonna, ansia psicologica. Non mi sto leggendo anche i cognomi, se non finiamo più. Il grande mare dei Sargassi. Colonizzazione, perché direi perdita di identità, ma sono due parole, quindi colonizzazione direi che può essere una rappresentazione di questo libro. Ovviamente di tutti questi, l'ho detto ma lo ripeto, c'è un video, quindi se siete interessati e volete sapere di più potete cercare i video. Le cose crollano di Chinua Achebe, anche qui usare colonizzazione, no, qui potremmo usare cultura, perché quello che mi ha colpito di più in questo libro, secondo me, è stata la cultura diversa, il modo in cui mi sono approcciata a una cultura che prima non avevo mai avuto modo di vedere. Vergogna lo definirei con la parola prospettiva, nel senso che nel libro il personaggio cambia la propria prospettiva su quello che ha fatto, proprio perché si viene a trovare in una situazione in cui la
situazione se sei quasi ribaltata. Per capire cosa sto dicendo, probabilmente bisognerebbe aver letto il libro, però direi che prospettiva è una buona parola per descriverlo. Il quinto figlio, maternità. Maternità, perché il diverso non è, secondo me, un tema centrale in questo libro, è proprio la maternità, quindi maternità mi piace. Ma gli androidi sognano pecore elettriche, perché non vorrei usare lo stesso aggettivo più volte, quindi però qui potrei dire apocalittico, cioè questo è ovviamente un mondo apocalittico, quello che viene descritto da Dick, quindi direi apocalisse, apocalittico, apocalittico, dai, diciamo apocalittico. They both die at the end. Predestinazione. Predestinazione perché va non a concentrarsi sulla storia in sé, ma su quello che viene rappresentato e su quelle che sono le cose che succedono appunto ai personaggi. Frankenstein. L'unica cosa che io direi dottore, perché tutte le volte la gente si lamenta del fatto che chiamano Frankenstein la creatura e invece è il dottore, è Sil. Quindi direi. No, la parola che scelgo per Frankenstein è responsabilità, ovvero la responsabilità del dottor Frankenstein di decidere di fare di creare una nuova vita, una creatura, e poi esserne terrorizzato e volerla dimenticare, volerla ripudiare, quando in realtà questa creatura non ha deciso di essere messa al mondo e quindi la responsabilità è sua. Quindi sì, responsabilità mi piace. L'esperimento di Daniele Torsello. Lo potremmo definire un esperimento, cioè proprio uso poco, molto banale, ma nel senso proprio già della storia del libro, ma anche nella storia, nella scrittura stessa, nel senso che l'autore è un autore emergente, lo stile c'è, i contenuti un po' meno. Se lavorasse su quello che sta scrivendo, e se elaborasse una nuova storia, facesse dei nuovi esperimenti, sono convinta che potrebbe scrivere qualcosa di molto valido. La confessione di Memory. Io direi bianco. Bianco perché il problema di Memory è l'essere albina, il tema del colore è molto forte all'interno dell'opera perché appunto è un'albina in un mondo di persone di colore, è un'albina che non riesce quindi a integrarsi e quindi direi un bianco ci sta. The Secret Garden. Infanzia. Infanzia pulito, il giardino segreto mi sembra che nell'infanzia racchiuda un po' il suo tema. Magisterium. Allora, anche qui avrei usato prospettiva, però l'ho già usato, quindi direi. Ah, ecco, sono arrivata a un punto di rottura. È che vorrei una. È perché sempre lì la cosa che a me è interessato molto è il fatto che ci sia una prospettiva diversa. L'altra cosa che secondo me può essere interessante in questo libro è il tema della malvagità, quindi direi. Perché non vorrei dire magia, però è un po' banale, cioè nel senso non spiega praticamente niente, non che le altre parole spieghino tanto, però sai, almeno le altre parole erano un po' più scelte, ma io ho saltato ne ho saltato uno, ah, lo metto dopo. Magisterium, quindi io direi. Magisterium, ho deciso, io direi cambiamento, nel senso di sempre nell'ottica di come cambiano le prospettive, ma come proprio cambiano le persone, come cambia il modo di vedere le cose, come è difficile cambiare anche. E secondo me anche il tema del cambiamento sarà qualcosa di molto centrale nell'opera, anche se io ho letto solo il primo libro. Mi sono dimenticata, chiamami col tuo nome. Quindi lo dico adesso, chiamami col tuo nome, io direi tanto introspettivo, è stata la parola che più mi è venuta quando ho letto il libro dopo aver visto il film, nel modo in cui la storia viene raccontata più dal punto di vista di Elio e dai suoi pensieri, il suo affrontare la situazione. Quindi sì, introspettivo, introspettività è la parola che darei a chiamami col tuo nome. Quindi andiamo avanti. Sull'ansa del fiume io noioso, noioso, cioè non ho altro da dire, mi dispiace. So che dovrei cercare di essere un po' distaccata e dare un parere obiettivo, però quel libro a me ha annoiato tantissimo, quindi mi dispiace. Fidanzati dell'inverno. Illusione, illusione, mi piace. E non, niente è come sembra in quel libro, continuamente sei portato al.
cosa sta succedendo, cosa è vero e cosa non lo è. Infatti non vedo l'ora di leggere il secondo volume che uscirà il 9 gennaio, segnatevelo sul calendario. Il principe prigioniero. Inaspettato, inaspettato, perché Il principe prigioniero è stata la lettura di quest'anno da cui mi sono aspettata di meno e invece mi ha dato molto a livello proprio di storia, non tanto di contenuti emotivi. Però sì, devo dire che mi ha stupito perché non l'avrei voluto neanche comprare in cartaceo, lo volevo comprare in ebook e in realtà infine li ho comprati tutti e tre in cartacei, quindi soddisfacente direi. La mossa del principe, che è il secondo, no, ce l'ho, ce l'ho. Inganno. Inganno. Ci sta. Perché alla fine un po' anche questo libro si basa sull'inganno, su l'astuzia anche. Forse potrei scegliere astuzia, sono indecisa. Ok, ce l'ho. La mossa del principe io definirei astuzia. Ero indecisa tra astuzia e inganno perché sono due questioni molto importanti nel libro, però direi che l'astuzia è quella intorno a cui ruota la storia in sé, anche la forza, però ho scelto astuzia, quindi. Questo libro è gay, allora questo è un saggio, quindi direi educativo, educa divertente, cioè nel senso che è educativo ma anche molto, molto divertente e molto completo, quindi utile, quindi direi sì. Harry Potter e il principe mezzosangue, dolore. Così, per varie cose che sono successe nel libro, quindi sì, direi abbastanza dolore, dolore. Basta, non ho altro da dire su questa cosa. L'ascesa dei re, che è la conclusione del principe prigioniero della saga. Risoluzione. Lo so che non sono molto originale, però non ho molto, molto, molto altro da aggiungere su questi libri senza fare troppi spoiler, ovviamente, quindi direi risoluzione, completamento, la fine del grande ciclo che è stata la lettura di questo libro. Il sognatore. Sono tentata di scegliere come parola divinità, nel senso che all'interno di questo libro ciò che è divino, ciò che è magico, onnipotente. E la religione stessa ha un ruolo centrale, quindi direi che divinità può rappresentarlo abbastanza senza dirvi troppo in realtà, quindi. Caraval. Gioco. Gioco. È la parola che lo rappresenta meglio, secondo me. Anche sarebbe forse, sì, circo, però gioco. Direi gioco. Darkest Mind. Allora. Io direi sottovalutazione, nel senso che in questo libro i poteri sono dati ai ragazzi che sono trattati come pedine di un gioco più grande, mentre questi ragazzi spesso si dimostrano più capaci degli adulti di controllare la situazione anche se sono ragazzi. E questo secondo me subentra nel gioco della sottovalutazione delle persone, soprattutto dei giovani, come incapaci, come bambini incapaci di decidere, di scegliere e come succubi delle scelte degli adulti, quando spesso si rivelano quelli più brillanti, quelli più con gli occhi più aperti, ecco, quindi direi che sottovalutazione in questo senso ci sta. Simon vs. The Homo Sapiens Agenda. Ah sì, perché ho letto in inglese, quindi tuo Simon. Direi coming out. Il problema è che sono due parole. No, facciamo che coming out è una parola solo perché è una forma. Quindi direi coming out. Coming out, che ha un ruolo centrale in questo libro e nel modo in cui il personaggio e gli altri personaggi, tutti i personaggi affrontano questo coming out e come viene fatto anche. Quindi sì, direi che coming out ci sta. Il Signore delle Ombre. Arriviamo a Cassie. Userei un termine che è, penso, musicale, l'intermezzo. Io definirei intermezzo, nel senso che siamo a metà, effettivamente, più banale di così si muore. Però non è più il primo, quindi conosciamo i personaggi, ma non è neanche l'ultimo, quindi la storia non è completata. Quindi sì, ci troviamo a dover affrontare questa intermezzo. Okay, ovvero conosciamo tutti i personaggi, ma non sappiamo come andrà a finire e è devastante, che è l'altra parola che avevi scelto, se non avessi scelto intermezzo. Ti amo in tutti i generi del mondo. Fresco. Fresco, beh, Ti amo in tutti i generi del mondo è un libro che è piaciuto,
Lo stile non particolarmente, la storia invece è abbastanza carina. Però sì, definirei fresco, una lettura leggera, tranquilla, che comunque affronta una tematica LGBT, perché appunto è il tema di questa ragazza che incontra questa persona e non sa se è un ragazzo o una ragazza, e per tutto il libro cerca di scoprirlo. Quindi in questo senso sì, direi ti amo fresco. Una vita da libraio. Libreria. Libreria, lo so che anche questa è banale, però sì, proprio tutto il libro ti senti proprio di entrare in questa libreria con il proprietario, di viverla con lui e di vivere un po' quello che succede, quello che è essere un libraio. Quindi sì, libreria direi che ci sta. Tutte le volte che ho scritto ti amo. Nell'ottica dell'essere banale, direi adolescenza. Adolescenza perché quello che ti viene ad affrontare è la storia di questi due adolescenti. So che magari l'adolescenza lo renderebbe magari una storia banale. In realtà, nella sua banalità, secondo me è molto carina. A me è piaciuto molto come libro. Adesso sto finendo il terzo perché ho letto anche il secondo. Quindi, in sé, mi sembra che adolescenza lo rappresenti, ma che comunque gli dia il valore per quello che è. Never Fade di Alexandra Bracken è il secondo di Darkest Mind. Io lo definirei labirintico, nel senso che il primo libro è molto lineare, il secondo si aprono 10.000 scenari che si fa un po' fatica a seguire forse, quindi ora io devo finire, devo leggere il terzo, quindi non posso ancora giudicare totalmente. Però sì, è un po' labirintico il secondo, nel senso che si apre la storia a 10.000 personaggi, 10.000 plot, strade, ramificazioni, quindi si perde un po' la storia centrale. Alla fine forse sembra essere recuperata perché si ha una conclusione in cui si riunisce tutta la vicenda e si va avanti da quel punto, però io continuerei a dire comunque abbastanza labirintico. PS Ti amo ancora è il secondo della serie Tutte le volte che ho scritto Ti amo. Incomprensioni, direi questo come parola che secondo me caratterizza più questo secondo volume, ovvero il non riuscire a comprendersi anche proprio, non solo il non capire la stessa cosa, ma il non riuscire a comprendersi, quindi volere qualcosa dall'altro senza dirglielo, ma allo stesso tempo dirglielo e non essere capiti, quindi incomprensione penso che sia la parola che lo rappresenta. Vox. Ah, Vox. Io mi sa che Vox lo definisco zoppicante, nel senso che il tema è importante, il tema è centrale, e io ho consigliato quando ho fatto il video a tutti il libro anche solo per il tema che viene a rappresentare. La trama zoppica un po', nel senso che parte abbastanza bene, si perde un po' e nel finale a me sembra chiuso troppo velocemente, e quando poteva essere sviluppato in modo molto diverso, quindi direi che sì. Zoppicante può essere una rappresentazione giusta per Vox. Sharp Objects. Cicatrici che sono fondamentali nel libro, ma secondo me sono anche una buona rappresentazione di quello che rappresenta la storia in sé, perché sono cicatrici, diciamo, non solo fisiche, ma anche emotive, anche proprio nella mente, cicatrici che quindi rimangono, che prudono, che si sentono e che non possono essere dimenticate. Quindi sì, per Sharp Objects cicatrici ci può stare. Aristotele e Dante scoprono i segreti dell'universo. Qui potrei darvi tutti gli aggettivi belli che mi vengono in mente. Allora, perché se dovessi raccontarvelo e spiegarvelo con una parola sola, io vi direi coperta. Perché? Perché è quella la sensazione che ti dà il libro, proprio di una coperta che ti avvolge, ti copre, ti protegge. Quindi coperta è la parola che darò a questo libro, anche se sembra la più banale di tutti, è quella che rappresenta anche il libro in sé, più poetica, come è un po' questo libro. Stiamo arrivando alla fine. Eleanor Oliphant sta benissimo. Solitudine.
Solitudine mi sembra una parola che lo rappresenta bene, ma non ho molto altro da dire. We are the ants. Decisioni. Decisioni. Può essere perché appunto il libro parla di questo ragazzo che deve scegliere se premere o meno un pulsante per salvare la Terra dalla distruzione. Quindi è un tema che viene riportato parecchie volte, quindi ci sta. La ballata di Adam Harry. Io direi giustizia. Perché a parte tutto quello che sto facendo qui, più che cercarvi di scrivere tutto il libro in una parola, magari vi faccio notare ciò che è rimasto molto a me della storia e del libro. E in questo senso la giustizia qui è stato un tema molto importante per me che ha avuto un certo impatto. Quindi direi che giustizia può essere interessante come scelta. Abbiamo sempre vissuto nel castello. Fantasmi. Fantasmi non fantasmi, perché non si capisce. Quindi direi che Fantasmi può essere una rappresentazione più o meno generale che dovrebbe spiegare un po' quello che è la storia, ma che non lo spiega fino in fondo. What if it's us? Anche qui siamo lì. Relazione. Relazione però qui siamo, perché la difficoltà in questo libro è il rapportarsi dei due ragazzi in una relazione. Quindi sì, direi che relazione funziona. La diseducazione di Cameron Post. Perché qui direi campo di conversione, ma sono due parole. Però dico convertire. Convertire nel suo senso più negativo, nel tentativo di costringere una persona a convertire una persona a un credo, a una verità che non le appartiene, ma che appartiene a noi. E quando questo può essere giusto e quando questo può essere sbagliato, forse. Dietro la parola convertire c'è molto, secondo me. Ma anche dietro questo libro c'è tanto da dire, da commentare, quindi direi che convertire lo rappresenta bene. Una stanza piena di gente. Qui direi personalità, perché è autoesplicativo proprio del libro, cioè le varie personalità del personaggio, come queste sono state create, perché e come queste si sono sviluppate. Bartleby lo scrivano. Qui quasi metterei passività, mi sembra di averlo già detto. Sì, con gli indifferenti. No, qua magari metterei disperazione. Disumanizzazione, ecco, forse disumanizzazione. La perdita della propria umanità. La cosa significa essere umani e cosa significa essere vivi. Quindi questo direi che ci può stare. Obsidio. Conclusione. Perché Obsidio è stato l'ultimo libro appunto della serie Illumine, Gemina e Obsidio. Cioè dei Fal, Gemin, Illumine. Quindi è la conclusione della trilogia. E secondo me, come parola conclusione, è perfetta per rappresentarlo. Perché arrivi alla fine. A volte sono estremamente banale, a volte estremamente poetica. Non so cosa sveglia in me queste diverse reazioni. Il medico della nave e 8. Identità, nel senso che la scrittrice si cerca di rappresentare, cerca di capirsi attraverso questo sorta di diario libro e cerca di fare in modo che noi riusciamo a capirla attraverso questo diario libro. Quindi identità mi sembra una buona parola. Destinatario sconosciuto. Amicizia. Questo libro è molto molto corto, io continuo a consigliarvelo, ma è un'ottima lettura, soprattutto nel tema dell'amicizia durante la guerra, durante gli scontri di ideologie diverse. Sto cercando di velocizzare perché questo video sarà lunghissimo, anche se volevo farlo corto. Alta fedeltà. Ecco, se prima ho detto adolescenza, qui direi adultaggine. Qui direi adulti. Nel senso, la storia che viene raccontata è la storia di adulti e quindi ci si viene a rapportare con questi adulti e con questo loro modo di vivere la vita come se io non fossi un'adulta, ma non importa, penso che sia chiaro. E se non è chiaro quello che ho detto, potete guardare il video che ho fatto a proposito. Nuvole di fango, pedofilia, perché su questo non ho giudizi a sé adesso da potervi esprimere in una parola, quindi direi che la pedofilia al tema centrale può rappresentarlo bene. Una vita come tante. Anche qui forse direi amicizia o
vita in generale, perché è proprio una vita come tante è una rappresentazione di una vita, di più vite, delle vite di questi personaggi e della loro crescita, del loro rapportarsi tra di loro, della loro scoperta dell'amore, dell'amicizia, della morte, della malattia, di tante cose diverse. Quindi direi che Vita può rappresentarlo bene. E ultimo, che non ho segnato qui, ma che finirò penso stasera e di cui penso di avere già un'idea, è la canzone di Achille, che è la storia appunto di Achille e Patroclo. Allora, scelgo la parola eroe in tanti modi diversi, nel senso che il libro è un po' la storia di un eroe raccontata in modo diverso, con una prospettiva diversa, che dà anche uno sguardo diverso su Achille stesso. E è un modo di vedere il personaggio Achille che mi ha colpito fortemente per il modo in cui viene rappresentato, gli occhi con cui viene visto e la umanità con la quale viene rappresentato, perché appunto Achille, come molti altri eroi greci, secondo me sono visti un po' nella loro ottica divina e eroica, dimenticando che noi li ricordiamo per le loro grandi azioni, ma anche loro sono stati umani, quindi direi eroe può essere una parola che lo rappresenta bene. Beh ragazzi, qui si conclude questo video che spero non sia lunghissimo, spero vi sia piaciuto, a me è piaciuta come idea, quindi penso che la riproporrò magari anche l'anno prossimo. Voi fatemi sapere qualcuna delle vostre letture, se avete degli aggettivi che le definiscono, se volete consigliarmi qualche libro da leggere l'anno prossimo, qui sotto io vi leggerò e me li segnerò tutti. Penso che quest'anno proverò effettivamente a fare una lista di libri che vorrei leggere entro l'anno, ma non so come andrà a finire. Se questo video vi è piaciuto vi ricordo le nostre 3 little rules, ovvero mettere mi piace alla mia pagina Instagram che trovate qui sotto, mettere mi piace al mio canale YouTube e mettere mi piace a questo video. Noi ci vediamo molto presto con altri contenuti e quindi restate aggiornati. Ciao!